Domenica scorsa è iniziato il girone di ritorno di questo mini torneo del campionato di Serie C Gold di basket con la formazione del Lamezia che ha ottenuto l'ennesimo successo, il quinto di fila. Era la sesta partita di questo girone B del campionato organizzato dal Comitato regionale della Campania e la formazione lametina, dopo la prima sconfitta ad inizio stagione, la prima partita di campionato, ha infilato questi 5 risultati utili consecutivi e guida la classifica del campionato, classifica che dopo vedremo. Quest'oggi in sala stampa abbiamo la graditissima sorpresa di avere il presidente del Basketball Lamezia, l'avvocato Massimiliano Serrao, per fare un po' il punto della situazione, perché ormai abbiamo visto tutte le squadre, conosciamo un po' tutti, ci siamo un po', diciamo, regolati su questo campionato. Un campionato che, dicevamo, la formazione lametina sta conducendo. La prima domanda che mi viene spontanea: ti aspettavi un filotto così, questo, diciamo, inizio un po' arrembante della formazione lametina? Intanto buonasera e grazie per, insomma, questa attenzione che dedichi alla pallacanestro, nello specifico a noi, con questo piccolo appuntamento settimanale. Se mi aspettavo questo filotto, guarda, quando abbiamo costruito la squadra, ed è stata costruita a settembre, quando abbiamo deciso comunque di riprendere un po' da dove ci eravamo fermati 2 anni fa, quindi dalla quella conquista di Serie B, quindi cercare di disputare un campionato competitivo che non fosse quello calabrese, la C-Silver, e quindi dopo aver già individuato l'allenatore, che è l'attuale coach, abbiamo cercato di costruire una squadra il più equilibrato possibile, che potesse ben figurare in questo campionato, perché sapevamo e sappiamo che comunque il campionato di C-Gol campano è di un livello sicuramente molto superiore alla C-Silver calabrese, quindi comunque sapevamo e sappiamo di avere una squadra molto competitiva, costruita per un determinato tipo di gioco, che è quello che abbiamo visto un po' nelle ultime partite, quindi molto, molto atletico, molto veloce, con grande pressing, quindi una squadra giovane che gioca in velocità. Quindi per noi non è una sorpresa, è una sorpresa il fatto comunque di, per esempio, trovarsi al primo posto, questo sì, perché comunque non la nostra intenzione non era quella di vincere questa C-Gold campana, non lo è ancora, perché noi vogliamo competere, vogliamo gareggiare, essere a livello degli altri, ma è ovvio che la programmazione era altra, ma questo chiaramente poi non significa che nel corso poi del campionato non possano cambiare gli obiettivi. Stavo guardando se ti si era allungato il naso. No, esatto, no, ma nel corso del campionato questo non significa che non possano cambiare gli obiettivi. Non abbiamo programmato di vincere, abbiamo programmato di ben figurare. È ovvio che sì, anche perché le altre squadre, diciamo, erano un'incognita. Esattamente, non lo sapevamo, è un campionato comunque nuovo per noi. Però per dirti, Agropoli l'anno scorso, quando è stato firmato il campionato di C-Gold Campano, mi pare fosse al secondo posto, Cercola al terzo, quelle dell'altro girone erano comunque nei primi posti, Forio, quindi comunque ci sono squadre molto competitive nei due gironi, due gironi che tengo a precisare per quanto mi riguarda sono molto equilibrati, perché secondo me non c'è tutta questa differenza tra un girone e l'altro, ci può essere una differenza. Forse uno è un po' più tecnico, l'altro è un po' più fisico, nel senso che il nostro è un girone dove c'è molta più fisicità, ma non meno tecnica, molta più fisicità. Dall'altro ci sono giocatori un po' più di esperienza, però io penso che poi si equilibrino e si equivalgono i due gironi, ma lo vedremo andando avanti, anche perché nella fase d'orologio ci incontreremo tutti quanti. Quindi, giusto per non fare il Pinocchio, ti dico che noi siamo sul pezzo, siamo sempre pronti. Io l'ho detto ai ragazzi, lo dico per battuta, ci mancherebbe, non mi va di entrare negli aspetti tecnici, però io dico che
Sì, sì, gli altri vincono, sono forti, ma noi siamo più forti, quindi comunque è un aspetto motivazionale che col sorriso diciamo io sempre cerco di inculcare nei ragazzi. Tra l'altro hai citato il forio che, se no, se ho letto bene, in questi giorni ha dovuto abbandonare il palazzetto perché è stato dedicato come hub per i vaccini, sì. Quindi si è trasferito, gioca dall'altra parte, però se ne parlerà sì. Poi nella seconda fase, non sappiamo se ancora in casa o in trasferta, è tutto da vedere. Chiaramente da questo si deduce, anche da quello che hai detto, che c'è stata anche un po' di sorpresa, diciamo, in questa squadra lametina. Effettivamente ci sono degli elementi che ti hanno sorpreso in positivo, senza fare il nome per non entrare, però credo che qualcuno che man mano sta entrando anche in forma ci sta un po' sorprendendo. Eliminiamo Rodrigo, che ha una certa età ed è sempre a un livello stratosferico, direi io. Ma guarda, che dirti, Rodrigo lo eliminiamo, ma comunque lo conosciamo. Perché lo conosciamo, nostre, quindi comunque sappiamo che altri... il suo standard è quello lì, così come anche quello di Billy, conosciamo anche Billy, il suo standard è quello lì. Io per dirtelo tutta, di Alete mi avevano parlato moltissimo bene Ferretti, quelli della sua squadra dove ha firmato prima di venire qui a Lamezia, quindi pur non conoscendolo lo abbiamo messo sotto contratto e sinceramente, oltre ad essere un bravissimo ragazzo, ma come lo sono tutti, un livello dal punto di vista umano secondo me ottimo da parte di tutti i ragazzi. E quello è un aspetto sul quale forse dedichiamo molto più attenzione nella scelta rispetto all'aspetto tecnico, perché per noi l'importante è il gruppo, e quindi avere la prima donna che sì, magari ti fa vincere ma che rompe il gruppo, a noi non interessa, non è mai interessato questo fare ragionamento del genere. L'importante è avere tanti bravi ragazzi come sono quelli che sono nella nostra squadra, e ognuno poi, come hai visto nelle ultime partite, porta la sua parte nella crescita del gruppo, perché ma è normale, come penso nell'evoluzione di tutte le squadre in questo campionato, le prime partite sono state per tutte difficili, perché comunque abbiamo avuto solo un mese di tempo per cercare di creare il gruppo. Adesso, andando avanti, giocando, crescendo insieme, ovvio che verranno fuori sia le individualità ma anche il gioco di squadra. Tu mi parlavi di individualità, mi sta sorprendendo Angelo Luzza, ma mi sta sorprendendo anche Hernan Sindoni, mi sta sorprendendo anche Stefan Spasojevic. Li conoscevamo tutti, ma ognuno magari non lo conoscevamo nello specifico. Adesso avendoli vicino, ogni partita sta mostrando un aspetto di ognuno di loro che è sorprendente, anche Lia, no? Ruggero ha giocato poco per l'infortunio al gomito, però quando entra mette sempre il suo mattone, e se tu stai attento anche quei pochi minuti, però lui è fondamentale in quell'equilibrio, nelle rotazioni della squadra. Quindi sono tutti, ti ripeto, funzionali a quello che è il lavoro della squadra e necessari per la costruzione del gioco di questa squadra. Io sinceramente pensare oggi di poter magari andare tu mi dici mettere un giocatore, sinceramente mi vedrei in difficoltà, perché si andrebbe a rompere l'equilibrio di questo bellissimo gruppo. Comunque le sorprese ci sono, e io vorrei sottolineare anche le sorprese giovani, perché abbiamo visto in campo un figlio d'arte che, insomma, quando è entrato in campo si è fatto valere, la metino puro sangue. Papà giocava, la mamma giocava. Quindi... A proposito di sorprese, dici tu, a proposito di sorprese, io sinceramente già lo avevo visto diciamo, quando ha giocato un po' con noi l'anno scorso, poi ha giocato a Catanzaro. Sinceramente, quella è veramente una bellissima sorpresa, quella di... Anche i centimetri, di assolutamente sì, ma come hai detto tu, figlio d'arte, ma secondo me a livello di qualitativo superiore sia al papà che alla mamma, fammelo passare, dai. Poi mi giustificherò con loro. La mamma è stata in A2. La mamma è stata in A2. Però lui ha centimetri, ha tecnica, deve crescere ancora, sia fisicamente, ma penso che ancora stia crescendo. Quindi comunque deve mettere, per quanto mi riguarda, forse un po' più di chili addosso.
però tecnicamente e mentalmente, non solo tecnicamente, mentalmente mi dà l'idea che lui possa avere un gran bel futuro, perché è un giocatore di testa. C'è la mentalità del di del testa, giocatore. Esattamente, diciamo. Cioè lui entra, l'hai visto nelle partite, entra tranquillo. Se si deve prendere la responsabilità per il tiro se la prende, o per qualsiasi cosa debba fare, è già molto maturo dal punto di vista cestistico, quindi quella è una bella sorpresa, ma anche una bella sorpresa anche l'altro Giampaolo, Francesco, no? Comunque sono tutti ragazzi nostri che stiamo cercando di far crescere all'interno di questa squadra. Abbiamo visto in campo anche Shimada, certo, ma anche Diego, cioè, anche Diego Conti a mezzi tecnici non l'abbiamo visto, ma mezzi fisici soprattutto importantissimi, se consideri che è un ragazzo che gioca da pochissimo tempo. Anche lui avrà il suo spazio piano piano, soprattutto nei campionati giovanili che dovremo poi andare ad iniziare da qui ad un mese, penso. Quindi comunque questa è un'esperienza importante, perché come ho detto prima la Serie C Gold ci dà la possibilità di alzare il livello della competizione. Tu cresci se competi con squadre che sono al tuo livello o addirittura più forti del tuo livello, certo. E quindi comunque questo è un bellissimo percorso di crescita per tutti quanti. Senti, uscendo un po' diciamo dalla parte tecnica della squadra, ultimamente è stato diramato diciamo il comunicato con la seconda fase, poi ho letto che molte squadre hanno scritto in federazione per cambiare la formula, perché arrivare alla fine della stagione con solo la prima che fa lo spareggio per salire, si è chiesto, se non ho capito male, che siano prima e seconda a fare semifinali incrociate e non solo la prima, giusto? Sì, allora no, ti dirò, non si è chiesto questo, si è chiesto che siano le prime otto a fare i playoff. Questa, cioè 4 e 4? 4 da una parte e 4 dall'altra, esatto. Io avevo pensato invece alle prime due. No, 4 da una parte, questa è la richiesta, non so il comitato regionale Campania quello che deciderà. Per dirtela tutta, io come tutti gli altri abbiamo dato l'adesione a questa richiesta, ma più che altro per manifestare l'idea che effettivamente una e una è un po' poco, un po' perché si può arrivare a pari punti per differenza canestri, si esce fuori, non è molto, molto corretto. Certo, io avevo lanciato un'idea diversa, cioè fare le prime due a 4, 8 mi sembra esagerato, però poi decidere il comitato. È evidente che è una stagione particolare questa, Donino. Cioè, certo. Pensare che tutti si possa competere fino alla fine non è pensabile, un mini campionato ristretto in 3 mesi, in 4 mesi, già nella formula successiva, cioè in quelli che saranno gli spareggi, da giugno in poi si arriverà a sforare a luglio, quindi pensare di poter continuare un campionato a luglio con quello che sarà, anche con la prospettiva di dover affrontare squadre di comprensori da Roma in su, ti dico, un po' questa cosa ci ha destabilizzato, quindi dico che secondo me è ovvio che chi ha partecipato vorrebbe arrivare fino alla fine, ma cioè nello sport in ogni caso ogni fase ha la sua evoluzione, c'è questa prima fase del campionato dove chi ha avuto per fortuna, per merito, ha vinto le partite si trova primo, chi le ha perse per fortuna, per sfortuna, per merito si trova ultimo, non tutti si può arrivare al primo posto e né tantomeno la fase orologio può essere utilizzata per dire recuperiamo, cerchiamo di arrivare, ahimè nelle competizioni sportive c'è chi vince e c'è chi perde, quindi comunque bisogna farsene una ragione e soprattutto in questo periodo dove comunque appunto è tutto molto più ristretto, è tutto molto più complesso. Vedremo comunque quali saranno le determinazioni. Sì, sabato. Cioè, ci sarà il comitato regionale Campano e quindi penso che già sabato sapremo quello che sarà la fase successiva. Ora per andare all'attualità ci aspettano le due partite consecutive in trasferta. Ricordiamo, si gioca sabato, non domenica, a Cercola, ore 18, e poi si giocherà mercoledì a Rende, quindi due partite consecutive in trasferta, e poi si tornerà in casa contro il Salerno, quella che era considerata una delle squadre più forti, la più forte di questo mini girone. In effetti l'abbiamo visto già nella gara di andata, che è una bella, bella squadra. Due impegni molto, molto importanti, no? Sì, due impegni molto importanti, tra l'altro ravvicinati, se poi consideri che saranno 3 impegni importanti nel giro di 7 giorni, perché 2 trasferte, Agropoli, Rende, vabbè, anche se chilometricamente vicino, però è sempre una trasferta, per quello che può essere una trasferta, una partita in casa, giocata in questo periodo senza pubblico, quindi per quello che possa valere, però in queste 3 partite secondo me si deciderà poi
come dire, quella che sarà la griglia finale, anche perché sabato noi giocheremo con Cercola e poi ci sarà invece lo scontro Agropoli-Salerno, quindi comunque anche quello sarà decisivo per stabilire anche tutte, diciamo, la classifica finale in questo girone. È ovvio, sì, noi andiamo a incontrare Cercola, che ci ha messo molto in difficoltà in casa, perché comunque è una squadra molto fisica, che ti fa giocare male, cioè una di quelle squadre fastidiose, direi. È ovvio che l'abbiamo incontrata in un momento di bassa forma, era la prima in casa, è ovvio che l'abbiamo incontrata in una fase di crescita, è ovvio che anche loro saranno cresciuti, ci mancherebbe pure, però io dico che la nostra crescita mi fa ben sperare, così come anche con Rende, penso che diciamo, sarà una partita sempre combattuta, perché con Rende sono sempre combattute, ma sono velatamente ottimista, diciamo così. È ovvio, poi concluderemo questo trittico con la partita di Salerno in casa, che ci dirà, secondo me, a quel punto sarà già saremo sì esattamente poi decisa anche a quel punto la classifica finale. E quindi questa penso che sia la settimana proprio decisiva. Bisognerà impegnarsi, anche perché, avendo fatto una preparazione compressa in un mese, adesso affrontare tre partite di seguito sarà molto impegnativo per i ragazzi, però loro sono motivati, la motivazione, diciamo, che però diciamo anche che forse rispetto alle altre squadre qualcosina in più l'abbiamo, nel senso che noi abbiamo qualche rotazione in più, abbiamo qualche cambio in più, qualche rotazione in più l'abbiamo, esatto. Le altre squadre mi sembra ne hanno 5-6, diciamo, sì, ma su questo, per tornare al discorso di prima della costruzione della squadra, l'allenatore ci ha chiesto delle rotazioni in più, proprio perché comunque per il gioco dispendioso che si va a fare, non so, tu avrai notato il terzo quarto della partita contro Agropoli, che è una signora squadra, lo voglio dire perché l'hanno visto tutti quello che è Agropoli, cioè una squadra organizzata, organizzatissima direi, sempre alla ricerca dell'uomo libero per tirare, e lo trovano l'uomo libero per tirare, ma il terzo quarto, alzando la pressione con la difesa a tutto campo, è ovvio che li abbiamo messi molto in difficoltà. È ovvio che lì avere una rotazione in più ti aiuta per far rifiatare, certo, comunque i giocatori in campo. Su questo forse siamo leggermente attrezzati, ma anche sulle squadre dell'altro girone direi che forse siamo un pizzico più attrezzati. Poi è ovvio che ogni partita fa storia a sé. Quindi c'è molta fiducia. L'ultima domanda, poi chiudiamo. State sentendo come società la vicinanza del pubblico, che non ci può essere, diciamo, al palazzetto, però ecco, fuori si fanno sentire con i giocatori, con la società? Sì, io vedo, diciamo, c'è questo. Guarda, io vedo i ragazzi che hanno fatto molta amicizia, quindi vedo che i ragazzi, secondo me, capito un po' poi dovunque, no? Hanno creato la cerchia di amici, e grazie alla vostra presenza alle partite abbiamo un buon seguito, diciamo, dagli schermi. Io, per quanto mi costa, per quello che sento in giro, molte persone, molti amici mi chiedono, perché comunque leggono, vedono, sono informati, quindi comunque secondo me siamo pronti per ricreare quell'ambiente che abbiamo lasciato tre anni fa. È ovvio che tutto dipende dalle riaperture. Oggi sentivo addirittura che si parla di fine maggio di una riapertura degli stadi, e quindi a seguito pallavolo e pallacanestro starebbero richiedendo la riapertura dei palazzetti, che, diciamo, anche con un minimo, per vedere, diciamo, su una capienza di 700 persone, quello potrebbe essere questo, secondo me un 200-250 persone in questo palazzetto ci potrebbero tranquillamente stare. Vedremo quello che succederà, però l'importante è ricreare l'entusiasmo, e si sta creando piano piano, speriamo di ritornare a quei numeri a cui eravamo abituati. Prima di chiudere andiamo a vedere le partite di questa settimana, di questo weekend. Si giocheranno Angri Rende, poi Agropoli Salerno, come abbiamo detto, e Cercola Lamezia. Agropoli Salerno si giocherà di domenica, le altre due partite si giocheranno sabato sera. In classifica, ricordiamola, Lamezia avanti con 10 punti, segue a quota 8 il Salerno, poi a 6 punti Agropoli, Cercola e Rende, chiude l'Angri fermo ancora a 0 punti. Tra l'altro la formazione lamentina ha pure una buona differenza canestri rispetto alle altre squadre, abbastanza consistente. È tutto, quindi vi ricordo l'appuntamento sabato sera alle ore 18, la partita a Cercola, quindi sicuramente la società di Cercola trasmetterà su Facebook
la partita, quindi la potremo seguire con internet, e poi mercoledì sera saremo di scena a Rende per questo derby di ritorno contro la formazione cosentina. Grazie al presidente Massimiliano Serrao, quindi abbiamo fatto il giro ora allenatore, presidente, certo, giocatore. L'anno prossimo cercheremo anche di conoscere in più i giocatori che ci ha presentato il presidente, certo, da Spasojevic, Sindon, cercheremo di averli qui con noi, giusto anche per conoscerli più da vicino. Grazie a tutti voi. Grazie, buona serata.